Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di Inscription. Se devo spiegare questo gioco, è praticamente questo, è un gioco di carte che si incontro questi due occhi. Che non so altro cosa sia, sono due occhi per il momento. Sbaglio se mi segue tipo. Mi segue il mouse? Vabbè. Allora, secondo me lui ha una voce cupa, quindi. Un altro sfidante. Sembra essere passato un'eternità. Forse hai dimenticato le regole del gioco. Io non ho mai giocato. Lascia che ti rinfreschi la memoria. Come ho detto, è un gioco di carte. Gioca la carta scoiattolo, quindi questa. Ora gioca il tuo ermellino. Gli ermellini costano uno di sangue. Occorre fare dei sacrifici. Una morte onorevole. Gioca l'ermellino. Ok. I lupi richiedono due sacrifici, non ne hai abbastanza. Suona la campanella per terminare il tuo turno e per dare inizio al combattimento. Tuo ermellino non ha rivali. Il numero in basso a sinistra è la sua potenza d'attacco. 1. Tuo ermellino mi ha inflitto uno di danno, l'ho aggiunto alla bilancia. Vinci se riesci a far pendere la bilancia completamente dalla mia parte. Così. Tocca a me. Il giornellino sta bloccando la strada al mio coyote. Il mio coyote ha inflitto due danni al tuo ermellino. Ciò significa che la salute del tuo ermellino diminuisce di due. Se la sua salute raggiunge lo zero, la creatura muore. Tocca di nuovo a te. Puoi pescare dal tuo mazzo oppure puoi pescare uno scoiattolo. Pesca uno scoiattolo. Che partita monotona. Quindi posso suonare la campanella o mettere un lupo. Allora, quindi se ho capito bene, qua è il costo della carta. Perché questo si muove? Vabbè, qui è la potenza d'attacco e qui è la sua salute. Così finisco il turno. Dato che sta imparando, salterà il mio prossimo turno. E questa, vabbè, di nuovo la stessa scelta, una carta casuale al tuo mazzo, la certezza di pescare uno scoiattolo. Quindi adesso posso tipo fare due scoiattoli e il lupo costa 2, mi lancio 1, 2. Metto il lupo. Sì. Quindi accendo così. Quando la bilancia pende fino a questa casella qua, non ho letto. Hai vinto questa partita. Non saranno tutte cose semplici. Lascia che racconti la tua storia. Oh, sì. Ti sei persa nel cuore della foresta. Davanti a te è comparso un unico sentiero. Dai, c'è una roba. Pulsioni. Audio. Davanti a te è comparso un unico sentiero. Però ci sta a sentirla un po', quindi. Ok, quindi devo premere qua. Due creature del bosco si sono avvicinate con esitazione. La vipera corrosiva, il danno provocato dal suo morso è velenoso e sempre letale. Quindi questo farà danni. Cos'è sotto? Ah, tocco della morte. Quando una carta che possiede questo. Ammira il regolamento. Tocco la morte. Quando una carta possiede questo sigillo, infligge danni a un'altra creatura. Quella creatura muore.
Credo che muore all'istante. Il gatto immortale, se lo sacrifichi il tuo vero animale non muore. Solo uno può impreziosire il tuo mazzo. Una volta sacrificata una carta che possiede questo sigillo non muore. Secondo me è meglio qui. Un'altra creatura si aggiunge alla tua carovana. Ah, qualche creatura della foresta sembrava disposta a qualcosa. Hai trovato un sacco abbandonato. Hai trovato uno scoiattolo in bottiglia da rompere in caso d'emergenza. E prendi un altro. Un altro strumento utile ti permette di usarlo per spostare il peso sulla bilancia. Pure qua c'è il regolamento. Gli oggetti sono il massimo che puoi trasportare. C'è il regolamento. Tipo. Credo sia una battaglia. Hai subito un'imboscata mentre attraversavo un terreno accidentato. Che gentile, forse. Mi aiuterai? Tocca a te. Per ora stai giù. Ora puoi vedere le mie mosse in anticipo. Giocherei uno scoiattolo, quindi se ho capito bene questo è sacrificabile all'infinito, quindi faccio così, questo faccio così, lo metto qua. Andiamo! Attenzione al grintoso lupacchiotto, cresce in fretta. Qua voglio questo, così, quindi, cioè questo e questo, quindi faccio così. Ok, il più strillullante si libra oltre le creature per sferrare un attacco diretto. Ah, quindi lui va oltre la creatura. Lupo. Per il momento non lo uso. Ok, mi è venuta in mente un'idea. Facciamo così. Faccio il gatto per questo. Così uccido pure il lupo, il coso. Ah, ritocca a me. Andiamo qua. Lupo, quindi, secondo me. Non voglio uccidere l'ermellino. Non temere, la bestia è stata sacrificata, ma non è stata rimossa dal tuo mazzo. La sua sofferenza è stata reale, ma non sarà l'ultima volta. Così faccio tanti danni. Dei denti bonus. Hai vinto e ti sei rimessa in cammino lasciandoti alle spalle il terreno insanguinato. Ok, quindi questa e altre carte posso prendere. Giovane lupacchiotto cresce e diventa un lupo dopo un solo turno. Ma sembra forte. Docile passero, una creatura volante proprio costosa, anche se debole. Sì, se cresce dopo un turno e costa un sangue in meno del lupo, io prendo il lupacchiotto, che secondo me. Qua? Nella nebbia hai trovato delle strane pietre. Sei stato costretto a scegliere un degno sacrificato. Un sacrificio che andrà perduto per sempre. Io direi il coso del gatto. Esaminato il tuo design, scelto la creatura sana. Ah, io non so, so scegliere lui. Sì, scelgo lui. Quindi cos'è che fa? Quale onore? Uno spettacolo raccapricciante, ma ora l'anima di gatto vive in ermellino. Perché hai cambiato qua tipo il simbolo del teschio? Ammirate il mio totem, incide sulle mie carte canide con il sigillo volante. Ah, quindi ogni carta è tipo cane. Ok, ho capito, te ti metto qua.
questo è il turno. Ah, ma lui mi fa 4 di danno. Tanto mi ha conferito il mio cugliato e capacità di volare. Qua. Oh. È completamente folle. Lo vedi? Giusto? Non riguardo per le regole. Patetico. Seriamente. Mi dà per vedermi soffrire. Mi tiene così tipo per vedermi soffrire, se ho letto bene. Io direi, quindi se faccio così ricevo uno scoiattolo, faccio così. Prendo l'ermellino. Cos'è? Di nuovo in gioco. Faccio così, quindi boom, te fai 3 di danno, quindi ne farà 2. Qua. Faccio così. Faccio poi tu più il lupo e faccio così. Ho vinto. Notevole, potresti ancora sopravvivere a questo calvario. Tocchiamo legno. Ok, quindi adesso 3 carte. Orgoglioso lupo, un feroce contendente. La famigerata puzza, il suo fettore riduce la forza del nemico. Cos'è che fa? Puzzolente. La creatura di fronte a una carta che possiede questo sigillo perde 1 di potenza. Il flagello dei cieli. Lo prendo il corvo, aspetta. Perché se ho capito, le fa volare quello. E ok, io non andrei, cioè posso guardare tipo in un modo le mie carte, cioè così. Così non fa. Così. Ah, ok, ok. Ah, devo premere dalla carta, ok. Allora, questo potrei me lo tengo. Cioè metterla un'altra carta per il momento, secondo me sono troppo deboli. Voglio vedere cosa fa il fuoco. Ti sei imbattuto in un gruppetto di sopravvissuti con i volti scavati dalla fame. Si accalcavano intorno a un falò. Hanno guardato il tuo gruppo di creature e ti hanno fatto un cenno di avvicinarti. Vieni, scalda una delle tue creature vicino al fuoco, ha detto uno. Scalda vicino al fuoco, così ne potenzierai il valore di potenza, ha detto un altro. Hai notato uno dei sopravvissuti pulirsi la bava dalla bocca? Io non mi fiderei. Pure l'ermellino non mi sembra fidarsi. Ecco che ci metto l'upacchiotto. Fuoco ha scaldato il pacchiotto, potenziando del valore di potenza. Uno sopravvissuto si è allungato verso la creatura, un altro ha digrignato i denti. Senza una parola hai tirato il pacchiotto via dal fuoco e te ne sei andato. Ok. C'è una via d'uscita per entrambi. È da qualche parte in questa schifosa casetta. Silenzio o ti ridurrò a pezzi. Un grizzly? Vabbè, ma usa con... Ma lui poi non ha i co... Vabbè. Facciamo così. Te non ti metterei davanti al grizzly. A questo punto, sei sicura? L'unico punto. Secondo me questo è bene. Un altro grizzly, vabbè, ma sono P grizzly, OP grizzly. 1, 2, olè. Vabbè, poi è ancora, vabbè, ma vabbè, pure così non posso fare niente.
Vabbè, ho perso, però... Vabbè, mi ha messo contro due grizzly. Poi avevo una brutta mano. Hai perso. Mi comando per imparare la prima lezione e trarre insegnamenti da questa... Alzati. Alzati dal tavolo. Prendi le candele che si trovano sulla botte accanto alla porta. Avete visto anche voi una mano? Mi posso alzare? Questa, eh? Ah no, ho spento la candela. Qua? Queste sono le uniche rimaste. Portalo qui. Non posso dar nulla, qua non posso dar nulla. Qua, ok, un dipinto. Qua niente, qua niente, qua. Ok, qua c'è un orologio. Ah, può tirare di lancio. Ok, metterlo. Ora rimettiti a sedere. Lascia che ti spieghi una cosa. Quello è stato uno dei due errori che puoi commettere qui. Se ne commetti un altro, dovrò sacrificarti. Ora, dove eravamo rimasti? Allora, lo zaino. Secondo me è meglio di qua. Che vabbè. L'agile cervo si muove dopo aver attaccato. Passero e gatto. No, ho preso... vabbè, non volevo... Volevo leggere la descrizione, non prenderlo. Ok. Gatto sopravvissuti, affamati, stava in piedi attorno al falò morente. C'è spazio per una creatura attorno al fuoco, ha detto uno. Il calore ne potenzierà il valore di salute, ha detto un altro. Gli sopravvissuti non ha detto proprio nulla, ma non riusciva a smettere di leccarsi la labbra. Possibile. Io metto ancora un lupacchiotto. Valore di salute di lupacchiotto è stato potenziato dal calore. Come una sopravvissuta ha cominciato a estrarre un coltello dalla tasca, ti sei allontanata. Chi è sto qua? Cosa è sto qua? Credo che sia una battaglia. Le candele secondo me sono le vite quelle. Ne ha due vite. Ti è sembrato che gli alberi si chiudessero tutto attorno a te? Ah, prima avevo mal... un po' di mal di gola. Mentre scendevo le nebbie gelide. Lontananza sentito il tintinnio del metallo sulla pietra. Una figura inzuppata si è posta sul tuo cammino. A me sembra un vecchietto, quindi... Era il prospettore! Credo sia un boss. Che c'è un mulo da soma e un coyote. Quindi facciamo così. Coyote quanti danni fa? 2. Te ti abbiamo potenziato, sì. Ma ti metto qua. Di danno. Ora lui si evolve. Evolucinacendo 4 di danno. E lui 2. Prendo te. 4 di danno, ho già la prossima chiodo vita. Che hai colpito le loro, sono le mie carte, non le rovini, non c'è. Cioè. Sto prospettore. Attacca! Allora sto qua
da sperare nel bellino. Sta facendo il prospettore. Di nuovo. Ma facile. Il muro è cruciale. Quindi faccio te così. Te così. Te così. Per dirti. Ok, sì, facendo le tre di danno lì. Buono. Ok, sopravvivo. Però no, ora mi vuole lungo perché così. Vabbè. Ok, facciamo così, facciamo così. Tre di danno, io così, poi faccio tre di danno. Ok, io te andrei così. No. Sperare. Cervo. Potrebbe essere la mia salvezza. Però poi devo sacrificarlo. Facciamo così. Uso questo oggetto. Facciamo così. Faccio le ale. Metto qua perché poi altrimenti me lo uccide. Perché se ho capito bene questo si sposta dopo aver attaccato, quindi ole. Così. Ora c'è un po' di danno, lui me lo uccide. Faccio così, mi dovrebbe dare il mio lupacchiato, dov'era? Boh, il lupacchiato sarà da qualche parte. Faccio così, così. No, si sposta quello, dai. Ok, ho vinto. Me la son vista brutta. Me la son vista brutta. Permettimi di accendere ancora una volta le tue candele. Non è il momento di ucciderti qui adesso. Ok, quindi mi ha ridato la vita. Era diverso tempo che qualcuno mi sconfiggeva il boss. Come ricompensa ti ho concesso l'opportunità di scegliere una carta rara. Scegli con attenzione. Il monotono geco forse troverà il modo di usarlo. Il povero bambino, abbandonato, se viene sacrificato, non muore mai. Hai coraggio di tentare? Una specie essenzialmente noiosa. Voglio provare la strana larva. Secondo me se ci sono altri boss, che poi è finita la cartina, è proseguita con la sua nave piccone del prospettore che ancora imbombava nelle tue orecchie. Sì, secondo me c'è un altro boss. Odore rancido di putrefazione mi fa impregnato l'aria umida. Ogni passo in avanti è sentito lui. Di creature che struscevano e scivolavano nei paraggi. Ti sei incamminato con cautela nelle paludi. Oh, un misterioso lontra si immerge durante il mio turno. La vivace mantide e le sue zampe rapitatorie colpiscono sia sinistra che a destra. Io prendo la mantide molto probabilmente. E mi è pure venuta un'idea. Gli oggetti mi servirebbero, li prenderò ai prossimi oggetti, però. Devo qua. Mi metto la mantide. Mi metto qua il lupacchiotto. Li sacrifico assieme. Quindi ora il lupacchiotto, se ho capito bene, fa un attacco di là, uno di là. Ok, facendo così fa 1, 2,
molto bene. Potente il pacchiotto. Distruttivo il pacchiotto, direi. 1, 2. Anche tanti denti ho ricevuto. Come sempre. Mi inflitto più danni di quanti mi servissero per vincere. Tuttavia, il mio gioco, tali potenze vengono ricompensate. Per essere precisi, avrei un limite per ogni danno aggiuntivo inflitto. Il cacciatore potrebbe non interessare il tuo bottino. So che la tagliola è il cacciatore, perché sono i cacciatori le uno, la tagliola. Lungo la strada si è stato fermato da un cacciatore che voleva sbarazzarsi della propria pelle. C'era qualcosa di inspiegabile nel suo aspetto. Si è stata presa distratta dalla sua mente. Vuoi dormo, crotole, amico? Prendi una pelle, prendi una pelle, mangia, prendi una pelle, mangia. Prima che sbaglio a parlare, bello. Visto che punto? Non posso prendermi la pelliccia della testa. Te ne vai di giù? Ti prego, considera la mia pelle. Non ho più soldi. Cioè, denti. Grazie per il tuo tempo. L'uomo ti avrei garantito che le pelli sono di valore. Sembrano utili in combattimento. Però c'è noto che la commerciante più avanti sul sentiero ti avrebbe ricompensato per le pelli. Io avevo detto che andavo di qua. Però io farei l'ultima battaglia, poi il suo sanguinamento conferisce a 3 di sangue se riesce a sopportare il bevuto. Una raffica prodotta da questo intaglio è in grado di sollevare in aria tutte le creature, anche se solo per un po'. Se lo ritieni necessario, con quello puoi tagliare una delle mie corde. Scegliene una, a me sembra la capra nera potente. Scegliene una. Lo scoiattolo, perché ho notato che la capra nera sarebbe un sacrificio se la non ho scoiattolo, la c'è 1-1. Sendo già sovraccarico con i 3 oggetti, si è andato avanti. Ultima battaglia, e poi direi che per questo video è tutto. Allora, metterei qua lo scoiattolo, l'ermellino. Lui si gioca. Che pessima giocata. Tu fai pessime giocate. Faccio ottime giocate. Fammi di danno. Io prendo te. Faccio così. Faccio 1, 2. Ti gioco qua. Faccio ole, ale. Quindi adesso mi fai 1 di danno. Prendo qua. Tartaruga di fiume. Vabbè, 4 di danno, io li faccio. Lui mi entra, mi fa. Tanti danni adesso in sua forma. Devo sperare solo in una carta, però. Perché? Ho dimenticato di accennare al danno in eccesso. Un danno in eccesso viene sprecato. Viene trasferita la carta che si trova dietro la carcassa straziata della vittima. Buon per te. Quindi lui mi fa 2 di danno. Sto per perdere. Dai, devo sempre sperare. Strano l'arlo. Posso giocarmi qua un'ape. Fa dei danni. Così e così. Così faccio così. E mi gioco la strana larva. Devo sapere cosa fa. La cosa che ha detto? Basta! Strana crisalide è diventata lupacchiotto. Caro lupacchiotto. Caro lupacchiotto.
capire cosa fa, però non voglio vincere adesso. Buono. Smettila. Ma uomo falena. Come si dice? Io direi che l'abbiamo stravinta questa. Vabbè, tra un po' ma non finisce più. E comunque direi che per questo video